Io ho aspettato che si consolidassero i risultati e vi ringrazio per aver atteso questa conferenza stampa e le dichiarazioni. E un'ora fa ho chiamato il presidente Marsilio, mi sono congratulato con lui, il risultato è stato chiarissimo. E naturalmente gli ho augurato un buon lavoro, assicurando che faremo un'opposizione nell'interesse della Regione Abruzzo, un'opposizione che possa essere d'aiuto per realizzare progetti e programmi, quei progetti e quei programmi che noi abbiamo inserito anche nel nostro programma elettorale. Riteniamo di aver scritto insieme a tante abruzzesi e tanti abruzzesi un eccellente programma di governo. Riteniamo anche di aver messo in campo una buona squadra di candidati. E alla luce di questo crediamo anche, credo, che non abbiamo, evidentemente non siamo riusciti a spiegare bene la bontà del programma, la capacità e la professionalità dei candidati, e di questo mi assumo la piena responsabilità, la piena ed esclusiva responsabilità. Il risultato è chiaro, un abruzzese su quattro ha votato per la coalizione guidata da Marsilio, un abruzzese su quattro, poco meno, grosso modo, ha votato per la nostra coalizione, due abruzzesi su quattro non hanno votato. Credo che questa sia stata la sconfitta più bruciante, al di là dei risultati poi delle due riportati dalle due coalizioni. Per questo motivo ci impegneremo molto nei prossimi 5 anni di consigliatura, con una coalizione che ha mostrato di essere assolutamente compatta e coesa su quel programma, e con questa coalizione cercheremo di essere propulsivi, di essere di stimolo per far sì che la Regione Abruzzo possa raggiungere dei buoni risultati. Io voglio ringraziare tutte le forze politiche che hanno dato vita al Patto per l'Abruzzo, voglio ringraziare tutte le volontarie e i volontari che ci hanno consentito di fare una campagna elettorale entusiasmante. Ho percorso circa 40.000 chilometri in questi mesi, è stato un po' come fare il giro del mondo, e in realtà è stato il giro di una regione bellissima, splendida, e facendo questo giro abbiamo raccolto tanti suggerimenti, tanti progetti, tante anche grida di sofferenza. Grazie alle volontarie e volontari e grazie agli abruzzesi e agli abruzzesi abbiamo racchiuso tutto in questo programma, come dicevo prima, un programma condiviso, le ringrazio loro, ringrazio tutti i leader politici per il formidabile sostegno che ci hanno dato, ci hanno consentito di lavorare qui in ambito regionale senza nessun vincolo, senza nessun suggerimento se non quello di fare il bene dell'Abruzzo, e hanno accolto poi con piacere le soluzioni che noi abbiamo proposto, la nostra idea di governo, la nostra campagna elettorale. Li ringrazio moltissimo tutti, sono venuti più volte, come sapete abbiamo condiviso con loro il non fare passerelle elettorali ma entrare nel merito dei singoli problemi, e quindi con loro abbiamo visitato tanti paesi dell'Abruzzo, tante abbiamo visto insieme, tante situazioni anche critiche, problematiche, e abbiamo ottenuto suggerimenti, consigli e condivisione dei nostri progetti. Faremo 5 anni di opposizione molto ferma, molto seria, e in questi 5 anni siamo convinti che riusciremo a costruire un'alternativa al governo delle destre. Abbiamo dimostrato che questo è possibile, perché pur essendo molto chiaro e netto il risultato
i punti che ci separano sono relativamente pochi, credo che la sfida sarà per i prossimi 5 anni cercare di spiegare a quei 2 abruzzesi su 4 e in particolare ai tanti giovani che sono in quei 2 abruzzesi su 4 spiegare le ragioni di un cambiamento, le motivazioni di un cambiamento, in modo tale che si possa davvero offrire un'alternativa ad un governo che nella precedente consigliatura non ci ha affatto soddisfatto e che auspichiamo di poter, esercitando un'opposizione seria e ferma, di poter in qualche modo ricondurre ad azioni che facciano il bene dell'Abruzzo. A vostra disposizione, grazie. Non siamo riusciti a convincere gli abruzzesi che la regione, l'ente regione, impatta nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni. Non siamo riusciti a convincere i giovani che il loro futuro può essere determinato anche dalle scelte che quotidianamente l'ente regione pone in essere. Per questo ci riproponiamo nei prossimi 5 anni di continuare a girare la regione Abruzzo, girare per la regione Abruzzo per poter rafforzare questo colloquio e poter rendere evidente che è necessario scegliere il proprio futuro. Presidente, professor D'Amico, il dato diviso per province, no? Lei di poco avanti in provincia di Teramo, di poco indietro rispetto al Marsiglio, alla provincia dell'Aquila, alla provincia di Rosso, ma alla provincia dell'Aquila 23 punti siete indietro come centrosinistra. La domanda è se questo era un risultato atteso. La provincia dell'Aquila notoriamente, diciamo, di centrodestra, ma insomma, come spiega che 23 punti sono veramente un'infinità? Il risultato sulla provincia dell'Aquila era atteso, non in queste dimensioni, sicuramente non in queste dimensioni. Cercheremo di capire, facendo un'analisi del voto, anche osservando i risultati dei singoli seggi, dei singoli paesi della provincia dell'Aquila. Sicuramente avevamo un'immagine del risultato che è esattamente quella che lei ci diceva prima. Non avevamo messo in conto di poter all'Aquila avere questo distacco. C'è un altro appuntamento importante, che è quello elettorale per le elezioni comunali. Insomma, i candidati più o meno sono già delineati, a meno che non ci saranno colpi di scena. C'è la possibilità appunto di replicare questo campo largo. È ancora fermo e solido o verrà messo in discussione? Io auspico che si possa replicare. L'esperienza del campo largo è stata straordinaria per la regione Abruzzo, perché ha consentito a forze politiche che in passato sono state anche lontane, hanno avuto anche posizioni lontane, ha consentito a queste forze di condividere un programma che, torno a sottolineare, è davvero straordinario. Quindi auspico che possa essere riproposto sia in altri contesti territoriali sia in altri contesti istituzionali. Se dovessi dire, al di là del risultato elettorale, l'esperimento del campo largo lo trovo straordinario, l'ho trovato straordinario per la capacità che c'è stata di condivisione di una visione. Buongiorno, io volevo capire, lei ha detto abbiamo fatto un programma condiviso tutti gli abruzzesi, non siamo riusciti a spiegarlo bene, ma è chiaro che questa elezione aveva un valore nazionale, appunto il campo largo eccetera. Quanto ha portato effettivamente l'impossibilità o comunque l'incapacità di comunicare il programma, e invece il fatto che gli abruzzesi poi alla fine hanno votato su cosa? Sulla riconferma di un legame con il governo di Roma attraverso Marsiglio, e quindi hanno avuto, come dire, un po' di timore di sganciarsi da questa Io credo che la valenza nazionale sia emersa soprattutto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. In realtà noi siamo stati ben attenti a non toccare mai nessun tema, nessun argomento di rilievo nazionale. Abbiamo cercato di condurre la nostra campagna elettorale rigorosamente su problemi abruzzesi,
parlando agli abruzzesi e anche quando sono venuti, e li ringrazio ancora per il sostegno, i leader nazionali, siamo andati con loro nei piccoli paesi, nei luoghi in cui c'erano situazioni di crisi da affrontare, siamo andati con loro a discutere di Abruzzo, non abbiamo mai affrontato temi nazionali e credo che questo alla fine sia stato il risultato più bello di questo campo largo, riuscire a rimanere nell'ambito delle questioni collegate alla nostra regione. Ha inciso negativamente questa cosa del livello nazionale, secondo lei? Io credo che un po' abbia politicizzato, ma non credo che sia stata un'influenza così, che abbia esercitato un'influenza così rilevante. Il dato dei partiti, le percentuali attribuite appunto alle singole liste che componevano la sua coalizione Patto per l'Abruzzo, come lo ha letto, insomma, a scrutinio chiuso? La bellezza della nostra coalizione, ho sempre sostenuto, è nella sua pluralità, nella sua anche eterogeneità. Questo consente di osservare i problemi e le questioni da più prospettive e questo è il punto di forza. A questo punto di forza ne corrisponde un altro, che è relativo alle diverse modalità di radicamento sul territorio, di fare politica, di poter esprimere il proprio potenziale in modo diverso fra elezioni nazionali, elezioni regionali o elezioni amministrative in genere. Penso che continui ad essere un punto di forza. Non ancora abbiamo fatto un'analisi del voto, la faremo insieme a tutte le forze politiche, ma non mi stupisce che ci sia una eterogeneità, come si è visto poi anche nel risultato complessivo. Ma è quello che dicevo prima, il Movimento 5 Stelle ha una sua identità, una sua capacità di raccogliere consenso che a volte in altri contesti come il voto politico è più efficace. Dal Movimento 5 Stelle mi aspettavo una grande contributo all'elaborazione del programma e devo dire c'è stato, come c'è stato per tutte le forze politiche, e mi aspettavo che concorresse insieme alle altre forze politiche a creare questa voce unica del patto per l'Abruzzo, e questo c'è stato. Come sei il fatto di non avere insieme un accordo, un momento? No, anzi, credo che sia stata positiva perché, ripeto, abbiamo voluto evitare passerelle elettorali, abbiamo voluto affrontare i problemi. Quando sono venuti i leader nazionali, tutti siamo stati con loro ad affrontare specifiche questioni, non abbiamo mai fatto una foto ricordo. C'è stato invece un contatto, un commento naturalmente anche con i leader nazionali del campo, subito dopo i risultati? Certo, assolutamente sì. È inutile negare che se avessimo vinto sarebbe stata come dire, una condivisione ancora più lieta, ma con tutti siamo d'accordo nel non lasciare che questa esperienza nella regione Abruzzo termini con il risultato elettorale. Continueremo con una opposizione del patto per l'Abruzzo e quindi continueremo a lavorare qui in regione Abruzzo con tutte le forze politiche della coalizione. Scusi, se dovesse sintetizzare il suo stato d'animo oggi, in questo momento, qual è? Ha mai creduto realmente la possibilità di vincere questa contesa? Assolutamente sì, altrimenti non l'avremmo giocata. Credo che sia mancata questa capacità di comunicare agli abruzzesi, di spiegare agli abruzzesi, e per questo sottolineo ancora una volta, me ne assumo personalmente tutta la responsabilità. Lo stato d'animo è quello di aver fatto un primo passo e di avere di fronte una lunga marcia che naturalmente cercheremo di percorrere, di realizzarla nel più breve tempo possibile. Professore, lei ha detto che ha percorso 40.000 chilometri, che ha incontrato tantissime persone, quindi ha ricevuto tante istanze. Qual è l'istanza più importante? Qual è la criticità delle criticità che da domani Marsiglia deve risolvere? Quello che mi hanno detto le abruzzesi e gli abruzzesi, se dovessi fare una graduatoria di priorità, lavoro e sanità.
lavoro e sanità sono i temi che più di altri impensieriscono gli abruzzesi. Professore, le posso chiedere, lungi da me aprire i processi, però una delle forze del centrodestra che è intervenuto stanotte è la composizione delle liste e il modo in cui ogni candidato si è speso, non voglio dire ma piazze piene, vieni, urne piene, però insomma questa volta pare sia andata così. Lei ha qualcosa da commentare sulla composizione delle liste del centro-sinistra? No, assolutamente no, sono liste che hanno consentito di mettere in pista dei candidati. Noi tendiamo, come abitudine del centro-sinistra, a personalizzare meno forse. Abbiamo puntato più sul contenuto programmatico offerto agli abruzzesi. E per questo dicevo, mi assumo la responsabilità della mancata efficacia di comunicazione. Avremmo voluto riuscire a spiegare meglio quali obiettivi ponevamo alla nostra azione di governo e perché quegli obiettivi erano nell'interesse degli abruzzesi. Negli ultimi giorni di campagna elettorale abbiamo molto insistito sulle promesse fatte dai ministri, da Giorgia Meloni, dal governo, centinaia di milioni di finanziamenti, poi ha parlato di leggi mancia, poi anche le ultime delibere fatte dalla Giunta, hanno pesato sull'esito questo tipo di iniziative, cioè c'è stata anche una logica di compensazione all'ultimo secondo che ha portato a questo. Ma io credo che assistere a questa pioggia milionaria concentrata in pochi mesi prima delle elezioni qualche risultato alla fine lo abbia prodotto. Auspico che questa pioggia davvero si concretizzi in acqua che cade, nel senso che non siano promesse puramente elettorali. Auspico altresì che quei provvedimenti, le cosiddette leggi mancia regionali, di ambito regionale, vengano bandite, nel senso che vengano assegnati quei fondi alle esigenze dei territori con procedure diverse, più consone a garantire la partecipazione di tutti gli interessati e in qualche modo più neutre rispetto alla gestione del consenso. Auspico che accada questo e come opposizione ci batteremo perché non ci siano più provvedimenti di questo tipo. Buongiorno. Grazie. Per la sua assoluta onestà intellettuale. Grazie. Se lei fosse una persona preparata, questo lo sapevamo già. Grazie. D'accordo con me che lei probabilmente, senza neanche rendersi conto, parlava più volte della comunicazione. Secondo lei è finito il tempo degli attacchi, questo vale per tutti gli schieramenti politici, in fase amministrativa e di elezioni politiche. È finito il tempo degli attacchi delicatori contro l'avversario, ma bisogna parlare di programmi, di cose concrete. E è d'accordo con me che il 9 giugno rappresenta a questo punto una tappa fondamentale, sia per gli amministrativi che si voteranno anche a Pescara, e sia per gli europei, e quello sarà un banco di prova importante per il campo. Certo, noi ci siamo dati come impegno dal primo giorno della campagna elettorale di parlare dei progetti da realizzare, piuttosto che delle critiche da riservare a ciò che era stato già fatto, che naturalmente va denunciato nelle sedi opportune, nelle sedi istituzionali. Una delibera piuttosto che una legge regionale su cui non c'è consenso va evidenziata in consiglio regionale, va evidenziata grazie appunto alla informazione che la stampa è in grado di offrire a tutti i cittadini. Non va utilizzata e strumentalizzata in una campagna elettorale in cui riteniamo si debba parlare di progetti e di programmi. Noi riteniamo anche che sia difficile riuscire a trasferire la piena consapevolezza che le istituzioni influiscono sulla vita dei cittadini. Influisce l'istituzione regione, influisce l'istituzione Stato, influisce l'istituzione comune e influisce l'istituzione Unione Europea. Ecco, la vera sfida per le prossime campagne elettorali che vorremmo vincere sarà questa, sarà riuscire a spiegare le motivazioni per cui il cittadino, se vuole essere cittadino,
deve fare le sue scelte, qualunque esse siano. Lo ricordavo prima, la più grande sconfitta in questa elezione regionale è rappresentata dai 2 abruzzesi su 4 che non vanno a votare, e non vanno a votare perché evidentemente non percepiscono l'importanza di un'azione politica, in questo caso della regione Abruzzo. Come? Anche a livello nazionale, certo. Assolutamente d'accordo, intendevo dire proprio questo, esatto. Tanto rispetto a Sardegna, sì. Ma secondo lei appunto non c'è stato, come qualche modo, come parte sicura una replica, ho citato sulla Plessia, dice anche questo, ma evidentemente. Sì, dice questo, poi io credo che ogni regione faccia storia a sé, sarebbe stato impensabile trapiantare in Abruzzo l'effetto Sardegna. Peraltro poi ci sono anche questi tecnicismi del tipo voto disgiunto e cose di questo genere che hanno reso più difficile traslare l'effetto Sardegna. Però se per effetto Sardegna intendiamo dire una sinistra che vuole essere alternativa e pronta al governo, io credo di poter dire che questo effetto ci sia stato, perché il nostro risultato è vero che ci ha condotto ad una posizione di opposizione. Abbiamo perso le elezioni, su questo non c'è alcun dubbio, ma è anche vero che il modo in cui le abbiamo perse ha reso evidente che è possibile un'alternativa a queste destre. Ok, a posto, ci sono altre domande? No? Giusto? Al di là dei messaggi che lei ritiene non essere arrivati, c'è qualcosa che si rincorre a livello personale? Forse non aver insistito molto nel comunicare, nello stimolare tutti i candidati a parlare ancora di più del programma, di quello che volevamo fare, che avremmo voluto fare. Questa... Citato della provincia di Pescara, come lo legge? Non ancora abbiamo fatto nessuna analisi, le direi delle impressioni prive di significato.